E allora, dopo aver parlato del possibile conflitto Ucraina-Russia-Stati Uniti, la crisi energetica con Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista, torniamo questa sera, ve lo dicevo, ve lo anticipavo, a parlare di Chianciano. Lo facciamo da una prospettiva, non è la prima volta che lo facciamo con Roberto Esposito. Buonasera Roberto. Mi piace sempre raccontare quello che succede a Chianciano dalla sua prospettiva. Perché Roberto? Perché lei è un talento, è stato anche campione mondiale di pizza, insomma non sta a me ricordarlo, ha dato vita ad un vero e proprio brand del settore, ormai anche al di fuori di Chianciano, e quindi ha dato tanto, sta dando tanto a questa città, ma non si accontenta, non si accontenta di fare bene il suo lavoro, perché addirittura ha lanciato questa iniziativa in Piazza Grande, un progetto che era partito, lo abbiamo raccontato per Natale con la grande luminaria della stella cometa. Questa volta però, come dire, la dico molto semplicemente, Roberto, poi lei ci dica se è corretto o no quello che dico. Si voleva fare una proposta anche per San Valentino, poi lo si è fatto un grande cuore luminoso in Piazza Italia, il comune sostanzialmente non aveva le risorse, le ha cavate lei di tasca sua, per amore di questa città. È così, Roberto? Intanto buonasera, ciao Francesca, buonasera. Beh, diciamo che l'idea è stata, l'idea di Piazza Italia del cuore è stata partorita, diciamo, un po' all'ultimo momento. Abbiamo chiesto alla Commissione Attività Produttive, della quale faccio parte praticamente, la possibilità di finanziare l'operazione e c'è stato risposto picche. Evidentemente, diciamo, i fondi erano già destinati ad altro o indisponibile. Questo, diciamo, poi è una cosa sulla quale si potrebbe aprire un grande dibattito, perché spesso il paese investe tanti, tanti soldi in iniziative spesso ininfluenti. E per un'iniziativa così di gran successo non si sono trovati fondi, come spesso accade. Tra l'altro, voglio dire, qualche anno fa abbiamo proposto la stella di Natale ed è stata accolta. Per la campagna che abbiamo fatto su Mediaset nel agosto 2020, 20, sì. che ha riscosso un gran successo, 180 passaggi sul canale 5 Italia 1, abbiamo trovato i fondi a metà nelle casse del comune e A l'altra metà metà significa che l'avete sostenuto per metà voi imprenditori Certo, privati? l'hanno sostenuta con gran fatica gli albergatori, che erano chiusi comunque da 6-7 mesi, l'hanno sostenuta i commercianti, le associazioni, appunto, che io mi sento poi di ringraziare perché hanno fatto un grandissimo sforzo. La campagna, tra l'altro, ha portato un'impennata nelle ricerche della parola Chianciano Terme del 250%. Contro un trend, diciamo, di tutti i paesi limitrofi di circa un 5-10%. Quindi, diciamo, abbiamo avuto un grande, grande successo. Questo per far capire che poi le iniziative giuste talvolta non debbano essere così costose. Certo. Alla stella cometa di Natale, allestita, accesa nel periodo natalizio, era legato anche un contest fotografico che ha avuto un grande successo, l'abbiamo anche raccontato di recente, le premiazioni, e poi anche il cuore. Una piccola ma grande idea che poi tra l'altro ha una tradizione, no, Roberto, nelle grandi città del sud Italia, vero? Salerno, Napoli. Diciamo che il cuore nasce come luminaria esattamente a Terni, che è la città di San Valentino, e in un'altra città del sud che è San Valentino Torio, praticamente, che è una città appunto del sud Italia, in provincia di Napoli. Via via si è un po' diffusa in altre città, e qui è stata un po' una scommessa, però noi qui abbiamo Piazza Italia, che è uno straordinario palcoscenico naturale, con questa salita, appunto, che ci scopre man mano questa piazza e la rende comunque, diciamo, straordinaria. Questo cuore da sotto fa un effetto molto bello. È stato oggetto di tantissime foto, perché ci sono passato prima,
a riattaccare il nostro logo che sarà caduto, sarà sparito, non lo so. Praticamente abbiamo riattaccato il logo e c'erano 3-4 coppie che facevano le foto, abbiamo dovuto aspettare il nostro turno per attaccare il logo. Quindi sta avendo successo. Ma lei, chi lo conosce lo sa bene, insomma, no? Ha sempre questa capacità, no? Di programmare, di ideare, e la sua idea sarebbe, secondo me, insomma, importante e significativa, con un costo giusto, diciamo, per quello che può fare una città comunque grande come Chianciano, ricadute importanti, cioè allestimenti in piazza grande a tema in base al periodo dell'anno, no? Halloween, Pasqua. E sì. Sarebbe secondo me un'idea importante all'appoggio dell'amministrazione. Diciamo che l'amministrazione è favorevole a queste iniziative. Ahimè, facciamo sempre molta fatica a fare tirare fuori qualche fondo. Forse diciamo che noi abbiamo in realtà un assessorato, che è quello che ha le attività produttive, che del quale diciamo abbiamo un po' più che un'attività produttiva, diventa attività improduttive. E purtroppo è brutto a dirsi, però è così, diciamo, io credo che sia una sede vacante in questo momento. Io credo di aver fatto un errore madornale, Roberto, eh? Lei stava parlando con me, non se ne è accorto. Cinzia giustamente mi dice, perché ci stanno seguendo tantissime persone, chiedo scusa a tutti, ho detto Piazza Grande anziché Piazza Italia, chiaramente Piazza Grande a Montepulciano, Piazza Italia è la piazza di Chianciano, chiedo scusa a tutti, ai chiancianesi innanzitutto. Prego Roberto. No, no, certo, diciamo che Piazza Italia a Chianciano. E niente, dicevo che appunto l'assessorato all'attività produttiva è un assessorato vacante. Purtroppo dovrebbe essere un assessorato strategico. Capiamo che non c'è mordente, non ci sono idee. Chi ce l'ha, Roberto? Ricordiamolo, questa delega? Ora mi vuoi far voler male, l'assessore Fabio Nardi. Ma tu mi stai, scusami Francesca se ti do del tu, certo. Tu mi stai tirando in una questione molto delicata. Io non mi rimangio niente. Per me, diciamo, oggi un assessorato strategico è poco funzionale in questo momento nel nostro paese. Non riesce a reperire fondi, non riesce a svolgere il suo lavoro in modo corretto. Non ci sono idee, non ci sono prospettive, questa quello è la verità. Come sempre, Roberto, tu conosci bene la nostra emittente, noi chiaramente sentiremo, poi daremo modo, insomma, di replicare, quindi non preoccuparti, può fare tranquillamente nome e cognomi, perché poi chi viene chiamato in causa avrà sicuramente come sempre la possibilità di replicare, magari se ci sta seguendo può farci anche una chiamata, non ci sono problemi, Roberto, poi conoscono tutti anche la sua schiettezza, quindi non ci sono problemi. No, ma io diciamo non parlo per motivi politici, parlo per arrivare comunque ad avere... io non ho detto che l'assessore si deve dimettere, io ho detto che l'assessore deve lavorare meglio, deve lavorare di più. Io conosco molto bene, appunto, io sono nella commissione attività produttive, e come lo dico in attività produttive, e spesso vengo attaccato proprio per mio essere, diciamo, franco ed autocritico, verrò sicuramente attaccato adesso, ma per me va bene, se questo serve a farci riflettere, a farci migliorare, lo posso dire anche a 300 volte, voglio dire, e lo dico anche di me stesso, non è che voglio dire, quindi diciamo che abbiamo oggi delle serie difficoltà riguardo le attività produttive, anche perché abbiamo un assessorato che non riesce a reperire fondi e non riesce a lanciare idee, questo è quanto. Allora, dobbiamo dire che è un momento estremamente difficile, no? un po' per tutte le pubbliche amministrazioni, poi chiaramente Chianciano arriva da una situazione critica, annosa, però
insomma, pare che negli ultimi periodi si siano sommate un po' tante difficoltà, no? Roberto, più volte ne abbiamo parlato, e quello che manca, mi dica se siamo d'accordo, poi svilupperemo meglio il discorso dopo la pubblicità, è anche un po' una cabina di regia, una programmazione, no? Io penso a questo bando sulla promozione, in questa trasmissione ne abbiamo parlato tante volte, alla fine chi lo vince lo fa a ribasso, prendendosi molto poco della somma stanziata inizialmente dalla regione, somma che adesso ci hanno rassicurato non sarà persa, però insomma forse fare, stanziarlo per un progetto più grande, articolato, e investire subito con una chiara direzione queste risorse sarebbe stato meglio, no? Beh, sicuramente 150.000 euro su 350.000 euro non sono fondi insufficienti. Io mi occupo di comunicazione da anni, mi sono occupato di comunicazione per catene alberghiere anche di un certo livello, certo. E appunto credo che 150.000 euro siano, cioè 50.000 euro all'anno per rilanciare un paese siano veramente una cifra irrisoria. Non capisco come si possa assegnare a ribasso un bando strategico così importante, tra l'altro voglio dire, e poi spero che lavorino bene, però bisogna lanciare un monito sul fatto che i fondi sono pochi e sul fatto che noi abbiamo incontrato già come commercianti referenti di questa società, sembra guarda che tu faccia delle domande proprio diciamo molto molto mirate, noi abbiamo incontrato i referenti di questa società, il referente devo dire che ci ha un po' bacchettati credendo di avere a che fare con dei novizi dell'imprenditoria, e tra l'altro io ho fatto anche un intervento un po' duretto rispetto a questa persona, e ci ha detto che la sera ci avrebbe inviato una mail, una comunicazione. E questo è successo venerdì scorso, stiamo ancora attendendo. E vedremo. Roberto, ripartiremo da qua, da quello che sta succedendo e potrebbe succedere a Chianciano. Una breve pausa pubblicitaria, poi ci ritroviamo.